Purtroppo devo tornare a parlare di un argomento del quale speravo di non parlare più in diretta. Abbiamo fatto una diretta qualche giorno fa, ho fatto alcune comunicazioni in questi giorni e purtroppo il Covid sta tornando, stanno aumentando i contagi. Oggi le persone contagiate nella nostra città, a parte le persone che sono ricoverate in ospedale, sono 269. Siamo all'inizio di settembre, se vogliamo fare un paragone con quello che accadeva nel periodo del lockdown, diciamo verso la fine del lockdown, il 3 di aprile, quindi qualche mese fa, esattamente qualche mese fa, il numero delle persone contagiate era pari a 203. Quindi il 3 di aprile erano 203, oggi, che credo sia 3 di settembre, comincio a perdere anche la cognizione del tempo, sono 269, quindi abbiamo 66 persone contagiate in più e ovviamente questo è un problema enorme perché contemporaneamente stiamo cercando di tenere in piedi la nostra città, il nostro paese, riaprendo le scuole, aiutando le aziende. Penso alle aziende che si occupano della ristorazione, i bar. Abbiamo permesso a tutti di mettere i tavolini senza nessun tipo di autorizzazione, che è anche bello perché vivono di più le piazze, anche quelle che non hanno direttamente i negozi che si affacciano, le attività economiche che si affacciano sull'area pedonale. Penso a Piazza Umberto da qualche giorno, penso a Piazza Cesare Battisti, a Piazza Massari, dove ci sono i tavolini. Abbiamo aiutato in questa maniera, abbiamo ottenuto noi sindaci altre risorse da parte del governo proprio per non far pagare la Tari dei mesi di chiusura, che è un provvedimento che abbiamo già fatto. Non abbiamo fatto pagare l'occupazione di suolo pubblico e non faremo pagare l'occupazione di suolo pubblico anche nei prossimi mesi, grazie alle risorse che sono arrivate dal governo. Stiamo cercando di riaprire le scuole con tantissimi sforzi perché stiamo lavorando, abbiamo lavorato ad agosto, stiamo lavorando di notte per rifare le scuole. Abbiamo a Bari 45 cantieri per un totale di 700.000 euro, scusate. In tutti i municipi stiamo ristrutturando le scuole, cercando di recuperare delle aule, utilizzando le mense, i laboratori, alcune stanze che erano degli uffici. Le stiamo riattando per trasformare in aule in modo da mantenere il distanziamento sociale. Oggi abbiamo fatto la riunione per il trasporto scolastico, abbiamo chiesto all'azienda che fa il servizio scolastico per il comune di aumentare il numero dello scuolabus, abbiamo fatto una riunione con l'AMTAB. Con la capacità di carico all'80% dovremmo riuscire, aumentando ovviamente il numero delle corse, anche questo sarà pagato dallo Stato, a mantenere il servizio per gli studenti delle, scuole superiori. Abbiamo aumentato le pulizie, almeno nelle aziende comunali. Sapete che il comune gestisce due tipologie di scuole che sono gli asili nido e le scuole dell'infanzia, le cosiddette scuole materne. Abbiamo fatto l'incontro ieri con il governo per darci la possibilità, senza spendere ulteriori soldi, di andare in deroga rispetto ai tempi determinati, alle assunzioni a tempo determinato del 2009, c'è cioè questo benedetto paletto che stiamo facendo saltare perché a noi mancano 23 docenti almeno per le scuole comunali e mancano anche i docenti per le scuole elementari, per le scuole medie, per le scuole superiori, per gli istituti superiori che stanno per arrivare. Sono stati ordinati i banchi, anche qui abbiamo fatto la riunione per il 24 settembre, anche in Puglia, anche nella nostra città avremo i banchi monoposto. Ma io mi chiedo, tutti questi sforzi che stiamo facendo, a che cosa serviranno se non manteniamo le restrizioni e ci siamo già ritrovati con 269 persone contagiate e sono i contagiati da rientro fondamentalmente, ma solo perché stiamo tamponando le persone che vengono da fuori. E quindi, siccome la maggior parte dei tamponi viene fatta alle persone che lavorano nell'ospedale, giustamente, alle persone che tornano da Malta, dalla Grecia, dalla Croazia, adesso anche dalla Sardegna, è chiaro che è più facile trovare quelle persone positive dei cluster, cioè un numero di persone attorno a quelle che si sono contagiate. Ma quando cominceremo a fare i tamponi anche alle altre categorie e sono aumentate
notevolmente le possibilità di fare i tamponi nella nostra regione, nella nostra città, grazie all'intervento di questi mesi della regione, ovviamente ci scopriremo che ci sono altre persone contagiate che si sono contagiate in un'altra maniera. Abbiamo due temi del contagio che è diverso rispetto al periodo lockdown. Il primo è che tante persone per fortuna sono asintomatiche, cioè non hanno sintomi evidenti, che è un fatto positivo, nel senso che non stanno male, almeno in questo periodo, però la parte negativa è che frequentano ambienti ed essendo asintomatici non se ne accorge nessuno, quindi si abbassano psicologicamente le difese, quindi tendiamo a stare più tempo insieme, a socializzare e poi si è abbassata l'età media. Pensate, il 3 aprile di quest'anno, quando c'erano 203 persone contagiate, l'età media era di 74 anni. Oggi, se togliamo quei pochi casi di persone contagiate nell'RSA, che sono davvero poche, l'età media si abbassa notevolmente di 30 anni. Quindi da un lato sono asintomatiche le persone contagiate, dall'altro lato hanno un'età notevolmente più bassa, sono ventenni e trentenni che ovviamente hanno maggiori capacità di relazioni, di vivere in spazi pubblici, di stare insieme alle altre persone. Quindi dico soprattutto ai ragazzi di aprire gli occhi. Perché è pericoloso, ci sono già tante persone che sono in ospedale, stiamo già cominciando a raggiungere numeri importanti in ospedale, ci sono persone che sono in terapia intensiva. A Bari si dice aprite gli occhi perché a chiuderli non ci vuole niente, che è una vecchia battuta che credo faccia al caso in questo periodo. Dobbiamo stare attenti. Le attenzioni che dobbiamo avere sono tre, non è difficile, non stiamo dicendo di chiudere, nessuno vuole chiudere, io per primo non ho nessuna intenzione di tornare a dire a tutti state a casa, state chiusi, di tornare in questa stanza dove fa pure un benedetto caldo con questi libri dietro che non mi sono mai letto, ve l'ho già detto, questi libri non li ho mai letti, quindi non li voglio nemmeno vedere più, una parte li ho letti, la maggior parte non li ho letti, non li voglio più vedere dietro la scrivania, non ho nessuna intenzione di mettermi qua a fare le dirette tutte le sere. Dobbiamo rispettare le restrizioni che sono tre. La prima è lavarsi le mani, igienizzarsi le mani il più possibile, non è una cosa straordinaria. La seconda è tenere la distanza il più possibile. Più distanti stiamo, anche se stiamo a 1,5 m, 2 m e non solo a 1 m, non succede niente. E la terza cosa è utilizzare la mascherina. È obbligatoria quando stiamo al chiuso. Non è obbligatorio quando stiamo all'aperto, però se c'è tanta gente all'aperto, mettersi la mascherina, come dire, non è un grosso problema. Tra l'altro, mia figlia dice che io sto meglio con la mascherina, che almeno non si vede il naso, e quindi io la mascherina cerco di indossarla sempre, anche all'aperto, quando diciamo ci sono altre persone. Sembro più simpatico, sembro più bello, diciamo, che non, così non si vede il mio naso. Quindi sono soltanto tre le restrizioni. Dobbiamo stare attenti, le dobbiamo rispettare perché io non ho nessuna intenzione né di tornare a fare le dirette, né di chiudermi dentro a casa e nemmeno di sprecare tanto lavoro che stiamo facendo in questi giorni, perché ci sono funzionari del comune, dirigenti delle scuole che stanno lavorando giorno e notte per permettere a tutti di arrivare il 24 settembre in punto con le scuole adeguate, il trasporto pubblico adeguato, l'assunzione dei nuovi docenti per far tornare i nostri figli a scuola, perché i figli nostri non devono, come è successo a noi, non serve andare a scuola solo per imparare l'italiano, la matematica, la geografia, serve molto per quello, ma serve soprattutto per socializzare, se stiamo insieme. Se invece i ragazzi li chiudiamo da capo a casa, gli facciamo fare la didattica a distanza, significa che non abbiamo capito niente e non ci ricordiamo che cosa è successo a noi, perché noi diciamo siamo quello che siamo anche perché abbiamo avuto la possibilità di relazionarci con le persone che stavano in classe. Già i ragazzi tornando a scuola non avranno più il compagno di banco. Vi ricordate la prima persona con cui si fa amicizia? Quell'amicizia ce la siamo portati per tutta la vita, la persona che puoi toccare, quello da cui puoi copiare il compito. A me capitava qualche volta di copiare, qualche volta di farlo copiare. Sono passati 10 anni, è andato in prescrizione, si può dire. La mia professoressa d'italiano in particolare non si arrabbierà se sa oggi che io e Luca spesso ci scambiavamo i compiti. Anzi, la saluto, la mia professoressa. Ciao Porzia, oggi posso darle del tu. Da qualche anno posso darle del tu, per fortuna mi ha dato questa possibilità. Quindi già ci saranno i banchi singoli, bisognerà stare a distanza, bisognerà usare in alcuni casi la mascherina, quando ci si siede potrà essere tolta, durante il trasporto bisognerà utilizzarla, ecco già sarà un problema. Se poi invece torniamo alla didattica a distanza non faremo socializzare le persone, cioè non si creano relazioni
tra le persone, relazioni umane. Quindi noi la scuola la vogliamo aprire tutti, la vogliono aprire i genitori, la vogliono soprattutto i ragazzi, ma dobbiamo stare attenti, cioè dobbiamo rispettare le restrizioni, perché io non ho veramente nessuna intenzione né di ritrovare, non andrò a farmi un giro di nuovo su Via Argiro per vedere la strada chiusa, non voglio stare io chiuso dentro casa con questi libri qua dietro e non voglio andare né a cantare sul balcone e nemmeno a, mi voglio mettere a ballare sul balcone, vorrei che restassimo per strada, tornassimo al lavoro come stiamo facendo, vorrei una vita, non dico normale come era prima, ma una vita in cui possiamo convivere con il virus, non voglio una vita di reclusione, perché altrimenti questo paese, questa città non si riprende più, è stato un miracolo quest'estate che siamo riusciti piano piano a far riprendere un po' di fiato tutti quanti, i dipendenti delle aziende, i titolari delle aziende, piano piano stanno riprendendo. Se chiudiamo un'altra volta non si alza più la città di Bari e non si alzerà più, non si rialzerà più il nostro paese. Quindi stiamo attenti, per favore, stiamo molto attenti, rispettiamo le restrizioni, le ripeto un'altra volta, la prima cosa da fare è lavarsi le mani, la seconda stiamo a distanza, mettiamoci le mani, mettiamocele in tasca, perché ogni volta che incontro qualcuno, arriva qualcuno che cerca di darmi la mano, cerca di abbracciarmi, mi vuole baciare, a me, lo sapete, per me il rapporto fisico con le persone è fondamentale, io faccio il sindaco anche per il piacere di poter toccare i miei concittadini, di poterli abbracciare, di poterli stringere, non si può fare, quindi da domani camminiamo con le mani nella tasca, così a nessuno gli viene la voglia di uscire la mano dalla tasca, di dare la mano, di abbracciarci, dobbiamo stare attenti, è importante, e invece ci sono tante persone che continuano ad abbracciarsi, di tutte le età, di tutti i ceti sociali, ognuno decide psicologicamente che il virus è superato. Oggi ho voluto fare questa diretta per dirvi che siamo a 269, lo ripeto un'altra volta, contagiati, e il 3 di aprile, quindi in pieno lockdown, eravamo 203. È chiaro che durante il lockdown è facile, come dire, dare le indicazioni, tutti a casa, chi sta fuori sta sbagliando, quando invece tutti possiamo uscire, come è giusto ed è legittimo che sia, dobbiamo stare attenti e rispettare le tre restrizioni, quindi rispettiamo le restrizioni così potremo continuare ad uscire, perché nessuno di noi vuole tornare a cucinare, a fare le pizze, a farle vedere a tutti gli amici, i parenti, lo faremo sicuramente, ma non deve essere l'attività quotidiana deve essere stare fuori, lavorare, poter uscire, poter incontrare gli amici, rispettando le indicazioni che ci vengono date al Comitato Tecnico Scientifico, non stare a casa a cucinare, a correre all'interno del, diciamo, dalla camera da letto a saltellare o a mettersi a cantare o a ballare sul balcone. Non ho nessuna intenzione, per esempio, di mettermi a ballare questa canzone che si chiama Gerusalemme, perché se continuiamo a non rispettare le restrizioni, non tra qualche mese, tra qualche giorno vedrete che ci ritroveremo chiusi e ritorneremo tutti quanti a far vedere che cosa stiamo cantando e ballando sui nostri balconi quando ce lo potremo permettere, quando il tempo sarà buono.